un'isola così bella. Gli antichi dicevano che qui il sole aveva la sua casa. Ed era anche una terra ricca di foreste, di fiumi, di... Antonio, tu riconosci i fiumi della Sicilia? No. Puoi venire qua. Ad alta voce. Alcantara, Simeto, Anapo, Pellaro, Irminio, Acata, Odrillo, Gela, Salso, Platani, poi c'è il Belice. Guarda da quanto è lungo il Belice! Perché ti sei fermato? Vai avanti, Antonio. Mazzaro. Eleutero. San Leonardo. Torto. E Delia. Mary, hai sentito quello che ha letto Antonio? Allora, secondo te... La Sicilia è una terra ricca di fiumi. Sì, è ricca. Lo è. Tanti anni fa l'uomo ha distrutto le foreste. E allora l'acqua, come dire, quasi per paura, si è andata a nascondere nelle viscere della terra. E allora ci sono voluti i pozzi per tirare fuori l'acqua. E di chi sono questi pozzi? Giovanni, tu dove abiti? Ozen. Tu, Claudio? A Borgo Nuovo. Ce l'avete l'acqua? Voglio dire, d'estate, d'agosto, ci sta? E anche d'inverno. Antonio? Viene a orario. E di notte non c'è mai. Natale, ci sta l'acqua a casa tua? Non c'è, è vero? E lo sai perché non c'è? Lo sapete perché non c'è l'acqua? Perché in Sicilia c'è la mafia. E la mafia, negli anni, attraverso l'acqua, ha stabilito il suo dominio sulle campagne. E in nome dell'acqua ha ricattato, ha derubato, ha ucciso contadini, pastori, povera gente, i vostri padri, i vostri nonni. E poi sapete cosa ha fatto? Ha riempito quest'isola di cemento. Ci ha costruito dei quartieri senza alberi, dei quartieri per voi, il CEP, lo Zen, Borgo Nuovo. Ma quello che è peggio vi ha modificato qui dentro, nella testa. Ecco perché tu adesso trovi giusto che Claudio sia punito. Ecco perché ti credi più forte di me. Ecco perché credi facendo questo di umiliarmi davanti ai tuoi compagni. Ma tu non sei più forte di me. No, lo sai cosa sei tu, eh? Tu sei soltanto più vigliacco. Perché ci vuole più coraggio a essere un sette carati, con un padre ammazzato, un fratello in prigione, che essere uno come te.